Buongiorno e benvenuti nel vlogmas numero 2. In realtà per me sarà il primo vlogmas perché il vlogmas di ieri era solo una intro, quindi non era un vlog vero e proprio. Mi sono già truccata, ho piazzato i capelli, ora sono ancora in pigiama e vestaglia. Questa vestaglia è di Primark ed è caldissima e super morbida. Qui con me c'è Brio che è addormentato. Siamo in piedi dalle 6, sono stra esaltata. In questi giorni non avete visto video sul canale, stranamente, perché stavo lavorando appunto a questo vlogmas 2, che è la decorazione dell'esterno della mia casa, che è molto grande e appunto stavo creando delle decorazioni fai da te, da poi andare a montare insieme a voi nel vlogmas. Far vedere come decoro la casa fuori, mentre domani o dopodomani, dipende quanto ci mettiamo a finire le decorazioni all'esterno, faremo l'albero di Natale, il camino e appunto la mia camera e la casa in generale. Qua mi hanno già beccata e qua mi è uscito un brufolo per inaugurare questa cosa, quindi sì, sono super contenta e niente, sono super emozionata perché io i vlogmas seriamente non li ho mai fatti, me li avete richiesti, quindi eccomi qui. Questo non vuol dire che mancheranno anche i video normali, come sapete io pubblico anche più di un video al giorno, quindi se avete video richiesta personalizzati o avete un video richiesto in particolare lasciatemi un commentino qui sotto e vi saluterò e vi citerò nei video che mi avete appunto richiesto. Se invece volete che realizzi la vostra ricetta, perché alcuni me lo chiedono per i video fai da te tipo slime eccetera, lasciatemi un commentino con la ricetta e siamo pronti. Ora tra poco mi vado a vestire e incominciamo. Oggi ho fatto un trucco super semplice e mi sono anche truccata al buio, quindi già vedo nella videocamera e dai, potevo fare anche di peggio al buio. Ho lo smalto tutto rotto, però volevo cambiarlo stasera perché prima tanto dobbiamo continuare a usare colla caldo, tempere, cose, quindi non durerebbe niente. Sono in piedi dalle 6, sono super esaltata e ora vado a vestirmi e incominciamo subito perché sarà una giornata molto lunga, sono 3 giorni che ci sto lavorando, forse un po' di più e ok, incominciamo. Eccomi qui, mi sono vestita, sembra ancora più Mortizia perché ho messo un maglione bianco che però mi piace un sacco perché all'interno ha del nero e del rosa, scusate le mie unghie orribili. Poi questi leggings con le perline e questa sorta di vellutino. I calzini sono super natalizi anche se rosa e sono di questi fatti così di Primark presi 2 anni fa credo. Comunque il maglioncino di Tally Whale, i leggings di Max Factory, che è una specie di franchising credo cinese che c'è in un po' di città ormai. Gli orecchini sono questi con lo sbarroschino di Wish. Ah, il rossetto me lo chiedete sempre tutti e se non sbaglio è Any Love di MAC. E ora vi faccio vedere che cosa ho creato ieri. Metto la giacca perché giù fa freddissimo. Ok, siamo nell'androne di casa e vi vorrei far notare che è solo l'1% di tutto quello che ho tirato fuori, che qui c'è un pasticcio enorme formato da tutte le cose, tutti gli scatoloni natalizi che ne ho anche giù, li ho tirati fuori tutti anche in cantina, di cose da scegliere per addobbare la casa. Spero di sistemare il tutto quando faremo l'albero, perché appunto di solito, come vi ho già detto, no, non me l'ho ancora detto, l'albero lo facciamo qua. E sì, qui ho i lecca lecca che ho fatto ieri da mettere nel prato. Ora mi abbasso e vi faccio vedere, guardate che belli, da mettere nel prato. E sono semplicissimi da fare, dico la verità. Poi se volete, mia sorella dovrebbe aver pubblicato il video di me mentre li facevo e ieri ho filmato qualche clip, quindi ve la metto nel vlog. Quindi ci sono questi, ne ho fatti 4 e appunto 2, poi ce ne sono, poi ce ne sono altri sotto. Ora vi voglio far vedere bene come sono fatti. Praticamente è polistirolo, qua è tempera normale, li abbiamo ricoperti con una plastica normalissima per fare quell'effetto caramella. Abbiamo fatto il fiocchetto, questo è metallo, il l'asse è metallo, l'astina, non l'asse. Scusate, qua c'è la slitta che abbiamo tirato fuori
diciamo, che tenevamo nella vecchia fattoria, diciamo, dove stavano le galline, e quindi va pulita perché ci voglio mettere sui regali. Una slitta che forse era già del mio nonno o del mio bisnonno addirittura, bellissima, però devo pulirla, l'ho tirata fuori ieri. E appunto i bastoncini sono ferro ricoperti con un nastro rosso, e questo qui, come vedete, è verde perché in realtà non l'ho dipinto, ma ho messo due nastri per farli uguali, e poi dopo li metteremo nel terreno. Sono strabelli. Volevo già farvi vedere adesso il risultato, ma come vedete la mia luce fuori c'è nebbia, cioè non si vede niente, super nebbioso, e quindi è inutile che vi porto fuori adesso perché tanto non si vedrebbe nulla, quindi aspettiamo qualche oretta. E intanto vi ho fatto vedere le candy, cioè scusate, le caramelle. Volevo farvi vedere un'altra cosa, e non so se ve la ricordate. Vi ricordate quando nel video su Amazon vi ho mostrato queste, le candy cane? Ora le stiamo ritirando fuori. E io me le ho prese già a ottobre perché poi non le trovo mai. E queste le ho prese su Amazon e le utilizzo un sacco sotto il periodo natalizio per fare i pacchi regali o per fare altro, insomma. Quindi sì, ecco. Anche le candy cane. Ho messo la giacca e sto andando con mio papà a cercare, ecco mio papà, a cercare i fili per le luci da mettere fuori. L'altro giorno ho raccolto fuori in pineta, nella mia pineta, tutte queste bacche, il pin eccetera, per continuare a fare i lavoretti, ma per gli addobbi, però mi sa che me ne servirà altro, quindi oggi magari lo andremo anche a prendere insieme. Vi faccio anche un po' vedere la mia pineta e tutto quanto. E anche qui ho lasciato un gran pasticcio, c'è veramente di tutto. Ok, ora siamo al piano di sotto e volevo farvi vedere alcune cose che ho preso al Cipir, che è un negozio di fai da te. Non si sente niente, ho detto. Volevo farvi vedere alcune cose che ho preso al Cipir, che è un negozio di fai da te che c'è nella mia zona. Penso che ci sia un po' in tutte le zone. Scusate i miei capelli elettrici che volano, ma non possiamo farne a meno. E ho preso, in realtà mia mamma per me ha preso, due confezioni di questa paglia verde, che è costata 1,40 euro. Poi ci sono delle cose troppo carine che vi devo far vedere, assolutamente. Ve le faccio vedere perché magari a qualcuno di voi interessa, visto che quest'anno con il lockdown è molto difficile trovare dei posti che hanno cose carine per Natale nel proprio paese, nella propria zona. Cioè nella mia zona io abito in un paesino, non c'è niente, e quindi possiamo solo fare gli ordini online o, da quanto ho capito, siccome il mio paese si è unito con altri due paesi, andare in quegli altri due paesi, se ho capito bene. Però è un po' tutta una cosa particolare. Infatti di solito andavo alla Lidl a comprare le guarnizioni, ma sono a fuoco, no. Di solito andavo alla Lidl a comprare tutte le guarnizioni, quest'anno non ci sono potuta andare. Avevo da parte ancora due o tre cose dell'anno scorso che poi non avevo usato, anzi tre anni fa. E quindi niente, mi è andata male. Di solito al Lidl trovo un sacco di cose carine per il fai da te natalizio, quest'anno niente. Ora vi faccio vedere questi tre, che in realtà due sono uguali e uno è diverso. Sono dei nastro decorato da 2 metri, sempre al Cipir. La marca è, se volete cercarlo online, M-Home. E questo ha tutte le renne che volano. Non so se riuscite a vederlo. Ha tutte le rennine che volano praticamente. Troppo carino. Poi invece questi due sono uguali, hanno i fiocchettini di neve. Ora, ok. Hanno i fiocchettini di neve, sono troppo carini. E anche questo è sempre 2 metri, stessa marca, M-Home. Mi rimette a fuoco. Comunque il sito del Cipir, se vi interessa, vende anche online, ho visto. Poi ha preso... Ah no, ha preso anche due di rennine, troppo belli. Questo il prezzo non ve lo so dire perché non c'è proprio scritto. Comunque, se vi interessa sapere, dove potete trovarlo meglio, perché non lo so, questa marca di... perché magari non lo vendono solo al Cipir, ho visto che hanno anche Facebook ed Instagram, quindi se scrivete M-Home magari vi esce. Poi ha preso questi nastri, che mi pare che li abbia presi questi, se non sbaglio li ha presi
mi sa che sbaglio, perché dei nastri li aveva presi dal cartolaio qui nel mio paesino, uno oro e uno rosso. Sono stupendi, ma proprio cose semplici, perché quest'anno purtroppo non si trovava niente, quindi mi sono andata proprio al fai da te. Poi ha preso i truccioli e li ha presi sia rossi che verde. No, non so se vedete il danno che già sto facendo sulla mia maglia bianca. I truccioli rossi e in realtà qua chiamano fiocchi di legno e quelli normali. E questi li useremo sicuramente per decorare. Io vi sto facendo vedere queste cose perché sto aspettando che mio papà vada a prendere il filo lungo che abbiamo, enorme, per portare tutta la corrente della luce all'esterno, ma non solo, perché voglio mettere sia delle renne luminose, albero luminoso, non mi ricordo tutte le cose luminose che abbiamo, che ho preso 3 o 4 anni fa al Lidl. E sono proprio quelle da mettere fuori con la sagoma, che metteremo da una parte. Dopo vi faccio vedere tutto, che illumineranno da dietro i lecca lecca. Dopo vi faccio vedere. Sono stata esaltata perché voglio fare un vero e proprio villaggio, però non ci riuscirò mai, non ho il tempismo giusto, devo svegliarmi un po' prima. Però vi posso dire che ogni anno aggiungeremo un pezzo. E sono super esaltata perché di solito sì, mi dedicavo all'albero di Natale e quest'anno però, siccome gli anni scorsi ho comprato tutti gli addobbi ed è uscito come piaceva a me, perfetto, sono 2 anni che lo rifaccio allo stesso modo perché mi piace troppo, quest'anno ho detto perfetto, questo l'abbiamo, praticamente sappiamo già come farlo, abbiamo già tutto, quindi dedichiamoci anche all'esterno visto che è enorme. Ecco mio papi che sta tornando, quindi magari ha trovato il filo, non lo so. E poi abbiamo preso anche questa mini colla a caldo, cioè papà me l'ha presa, che è della marca Rapid Egg Point, Costa una ventina di costa euro. 20 euro, però è comoda perché è piccolina e è piccolina e facile da usare anche per le imbranate come me che si scottano, infatti non mi sono neanche scottata, e l'ho utilizzata sia per chiudere la plastica del lecca lecca e per attaccare il manico di ferro al polistirolo, che per chiudere una sella che vi faccio vedere adesso, ve la porto. Siccome avevo a casa anche questi che avevo preso al Lidl 2 anni fa, quando ancora si poteva andare al Lidl, perché quest'anno non ci riuscirò ad andare, ci ho messo dentro queste pagliuzze oro e poi diventa una sorta di soprammobile. Ed è stracarina, fatelo anche voi se avete a casa le scatole dei Ferrero Rocher a forma di cose natalizie, perché è strabella. E quindi appunto ho fatto questa stellina, sono troppo fiera, che è carina, vi faccio vedere come viene con i pacchi regalo che abbiamo fatto sempre da mettere fuori, fake, che non sono veri. Eccola qui. Ed ecco la mia stellina, è molto carina. Qua siamo nella zona dove mi trucco in estate perché in inverno fa un freddo assurdo. E qui ho pacchi vari che continuo a ricevere dalle aziende che accatastiamo lì e poi spacchetto con calma. Ok, forza e coraggio. Nel frattempo, oltre alla giacchetta di Bianca, ho messo anche questi stivali che ho preso un sacco di anni fa, che sono carini perché hanno il pelo qua sopra, però sono come gli stivali, quelli che si usano per andare, come si dice, quelli da giardino, no? Perché fa freddo e è bagnato. Ora vi faccio vedere tutto. Vedete, mio papà sta facendo uscire il filo dalla finestra perché però facciamo passare la corrente. Qui, come anticipato ieri, c'è un casino che ho creato io personalmente, me ne prendo responsabilità, che ho tirato fuori tutto per cercare le decorazioni e non ho ancora iniziato praticamente, quindi penso che per i prossimi giorni rimanga qui così. Abbiamo l'onore di avere con noi Penny. Penny, fatti vedere, che non è scontato perché la maggior parte delle volte la signorina non si fa proprio vedere. Ecco qua. Penny. Eccola. Senti? No, lei vuole solo coccole, quindi è difficile riprenderla perché
amore, so cute. Fanno già un casino. Vero Penny? Allora, ho recuperato, abbiamo l'albero, la luna, l'arena, un cane che abbaia e un po' di casino. Poi ve li faccio diventare. Stiamo cercando un piano B perché con quel filo ci è appena saltata tutta la corrente di casa e quindi dobbiamo trovare un'altra presa per collegare tutto fuori. Già partiamo con gli imprevisti stamattina. Vabbè, non mi lamento. Aspetta, aspetta che vado più indietro, ok. Vai avanti e taglia lì. Faccio io? Questo è bellissimo. Abbiamo dimenticato una cosa, abbiamo dimenticato di accendere. Ero io. Ah, pensavo brio. Anche appoggiato qua. Questo punto che è arancione e devo scendere di tu. Sweetest dog. Dolce. Con la sua mamma. Prima di tutto devo attaccare la luce lì, devo attaccarla là. E poi possiamo chiudere il sacchetto lì, quindi devo toglierlo. No, è perplessissimo. Brio non sta capendo che cos'è. Ti piace? Ti piacciono? Do you like it? Do you like it? Basta, sono io, stupido. Ma sono io, non mi riconosci. Questo è per coprire il filo, vero? Sì. E se ci riesco? Ora preparo il pranzo, insalata con pomodori senza insalata, pomodori, olive, le mie preferite sono queste che sono anche già tagliate, avocado e carotine. Ma io sono bello, c'è tanto posto, cosa valgo? Cioè ragazzi, ho appena finito di mangiare e nel mentre aspettiamo per finire le decorazioni devo fare una sorta di reclamo, non so, su eBay, perché praticamente più di un mese fa, no Brio, più di un mese fa ho comprato delle lenzuola, a dire il vero due paia di lenzuola, su eBay da tipo come si dice? Un rivenditore che si chiama tipo Banzai, una cosa del genere, italiano e tutto. Allora, pronti via, ho pagato ste lenzuola. Dopo mi ha messo un track, ma non risultava. Dopo una settimana, mi chiama sul telefonino una signora dicendomi che erano due modelli diversi per il letto singolo, che una delle due lenzuola non c'era. Allora ho detto ok, e me ne mandi due uguali del modello che c'è, dell'altro modello che ho scelto, di uno dei due. Ok, va bene. Controllo, arriva il 19 di novembre, che era la data massima di consegna, e vedo che ancora la tracciabilità risulta bloccata, cioè neanche consegnato al corriere né niente. Allora mando un messaggio su eBay, non mi risponde nessuno. Dopo 2 o 3 giorni ricevo un'altra chiamata.
Riceve una chiamata di sempre la stessa tizia che mi dice che ha parlato col corriere, che il pacco non mi è stato consegnato perché era danneggiato, ma che nel frattempo le lenzuola che avevo scelto, anche quelle sostitutive, erano esaurite, quindi se potevo scegliere altre lenzuola. A quel punto giustamente io, siccome l'acquisto l'ho fatto con mia mamma, gli ho detto va bene, visto che la prima volta mi ha contattata anche su WhatsApp, perché hanno anche WhatsApp, gli ho detto va bene, allora tra un'ora torno a casa mia mamma, scelgo con lei le lenzuola sostitutive, perché onestamente non sapevo che cosa scegliere, perché appunto non avendone mai viste quelle nuove non lo sapevo. E poi gli ho mandato immediatamente, dopo neanche mezz'ora in realtà, perché mia mamma è tornata prima, il messaggio con il modello di lenzuola che devo sostituire. Anche se continuano a loggarsi su WhatsApp, sono spariti, non mi hanno risposto. Oggi ricevo una mail alla risposta di eBay del primo messaggio che avevo mandato, che peraltro su lì non ho mai ricevuto risposta, di un certo tizio che mi dice che fanno un controllo incrociato e mi faranno sapere. Quindi adesso voglio comunque provare a fare un reclamo, mandare un altro messaggio tramite eBay, perché secondo me fanno apposta a chiamarmi su WhatsApp e non rispondermi su eBay, in modo tale che è tutto documentato, anche perché io ho pagato con carta. Però dico che palle, cioè veramente. Quindi adesso vedremo insieme la chiamata e come andiamo. Adesso vedremo un pochettino come. No, la chiamata in diretta. Come va a finire. Tecnologia di acquisto, voglio rispondere a questo benedettissimo messaggio di queste benedettissime lenzuola. Che tanto benedetto. Non ne posso veramente più. In più volevo finire gli addobbi fuori, che dopo andiamo a finire, perché adesso tanto sono le 12:50. E nel mentre io tutta felice addobbavo, a un certo punto stavo addobbando anche con le luci a cascata sul balcone, sono sparita perché ho ricevuto una mail di questi, stavo pensando che cavolo fare. Buongiorno Francesca, ci scriviamo per la telefono, ci lasci controllare il problema, adesso sono io vado a fare. C'è il telefono, chiamiamo. Adesso un attimo. Ma adesso stanno mangiando. E dove? Buongiorno, virgola, mi ha chiamato giovedì una signora che lavora per voi dicendomi che il corriere le ha detto Rio, vieni qua con me. Dai. Ecco il primo pacco da mettere fuori, secondo le istruzioni di Francesca. Però secondo me adesso si vede già di più. Sì, beh, oddio, si vede già di più. Ah, ma le spente. Auguri. Ok ragazzi, allora con la colla a caldo che vi ho fatto vedere stamattina e i Lindor erano scaduti, ho preso un filo e l'ho fatto, ho fatto tre giri con un filo oro che potete trovare in qualsiasi negozio, su Amazon, su internet, e sto creando una ghirlanda fatta di Lindor per non buttare niente, perché li ho visti erano così natalizi che mi spiaceva buttarli, però se a casa potrebbe essere un'idea golosa e un po' diversa, siccome il mio giardino è tutto a tema caramella, cioccolata, eccetera, ho pensato di fare questo, però potrebbe essere carino per non avere le solite ghirlande classiche che onestamente a me non hanno mai fatto impazzire. Va bene? Aia, aia, aspetta, aspetta, aspetta. Così la si può appendere meglio. Eccoci qui, gialle ovviamente, perché ormai sono le 16:10, però già inizia a fare un po' buchetto. Però vi prometto che stasera, scusate il mio naso, ho il naso un po' a renna, sono anche vestita tutta di bianco,
Vi prometto che stasera, appena fa veramente buio, vi porto anche a vedere il risultato finale al buio. Alcune cose forse le sistemiamo, però inizia a fare veramente troppo freddo. Domani danno anche neve in questa zona. Io sono più o meno di Varese, quindi questa è la zona. E ora vediamo che cosa fare domani nel Vlogmas. Ho tutto il naso così. Forse domani faremo qualcosa di più tranquillo e poi magari dopodomani, ecco anche Penny, dopodomani continueremo a decorare casa. Mi manca ancora l'ingresso, il salotto, il camino e la mia camera e la casa di mia nonna, quindi ne abbiamo di cose da decorare. Per ora è così. Mi spiace veramente tanto che nelle foto iniziali e finali non si vede tutta la mia casa perché è molto alta e non so a che distanza dovrei andare, probabilmente dovrei andare in strada per riprenderla, però passano troppe macchine e non so neanche se io posso uscire di casa per fare foto prima che mi danno qualche multa, giustamente, perché stanno dando multa a tappeto. E quindi eccoci qui, vi ringrazio per avermi tenuto, sono un po' stanca, a compagnia in questo primo vlogmas ufficiale, perché quello di ieri era un trailer. E nulla, vi saluto, vi lascio le clip al buio e le metto prima o dopo, adesso vedo un po' nell'editing, vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video vlog domani, ciao!